salute per stare a casa. Grazie. Molte cose non sono dette sulla maggior parte delle cose, sono come non proprio a sensibilizzare molto. Io ho iniziato a occupare il grillo quando lavoravo in un giornale che al momento è in sonno, si chiamava Carta, e da quella postazione inizio ad accorgermi che tutta una serie di referenti sociali con cui avevamo a che fare iniziano ad essere lentamente colonizzati dai campi, o comunque dalle parole dell'ordine che poi di perpetuo. Dopo il 2007 inizio ad avere qualche sospetto, insomma. Tra l'altro la parola è abbastanza così più facile ancora a livello di discussione. Inizio ad avere questo aspetto e inizio a studiare il fenomeno e appunto impiego il mio anno sabbatico quasi obbligato a studiare il cazzo in maniera giornalistica, cercando anche di una batteria analisi. Il motivo per cui non è un fondo, non pensavo essere bene, ma il primo partito, almeno alla Camera, almeno tre votanti residenti in Italia. Mi interessava perché, secondo me, Pillo, come diceva Ferrero all'inizio, secondo me è giustissimo, oltre ad essere interessato a una norma politica, al suo interno, il Movimento 5 Stelle, il grillismo, racconta benissimo, secondo me, gli ultimi 30 anni della storia di questo paese. È una specie di cartina di forma storica, un calotaggio preziosissimo nella storia di questo paese. Nel bene, racchiude elementi positivi, elementi negativi, quasi nella stessa misura. Per questo, per capire il libro, non penso, nel mio libro chiarisco subito che non penso che c'è un complotto con il sostegno della finanza internazionale, di modo che sa leggere le nostre venire, sono contro il complottismo. Si capisce benissimo il terrorismo mettendo in fila le cose e facendo un'operazione molto realistica. Ci pensiamo, di contestualizzare dentro il periodo storico, ma vedendo anche il suo prima, e di storicizzare, tentare di storicizzare. L'ho fatto prima, poi secondo me in maniera molto interessante, cioè collocarlo dentro un contesto più generale, non limitarsi a guardarlo. E la prima cosa che mi viene in mente a proposito di storicizzazione e di contestualizzazione, con le parole l'altro giorno ho parlato una compagna della Fondazione Rosa Luxemburg che era interessata al fenomeno, e dice: ma non è possibile che nel paese in cui c'è stato per 20 anni Berlusconi, per 30 anni una regione televisiva, in cui c'è il femminicidio, in Germania potrebbe anche pensare, e diceva non solo c'è il femminicidio, ma neanche c'è qualcuno che conta le donne uccise, perché non viene neanche previsto, in cui c'è solo il 33% dei direttori che hanno l'alfabetismo funzionale. La domanda è invece è possibile che in questo disastro dovuto agli ultimi 20 anni l'Italia sarebbe all'avanguardia con le persone. La politica digitale. Ciò che diciamo anche noi, insomma. È un dialogo sulla molto lucido che racchiude il tema, cioè contestualizzare. E la prima cosa da dire è che secondo me il primo discorso da promuovere il grillismo è saltare il discorso che la rete essenzialmente spazza via tutto quello che c'era. Esattamente questo, esattamente posti in termini antistorici. E distruggendo il passato, noi non ci piazziamo in nuovo, che siamo i giovani, siamo la giovinezza, e distruggerà tutto quello che viene prima. La storia del grillismo, nei discorsi di Grillo e dei suoi morti, dei cittadini, non esiste, esiste solo una pappa in fondo dove si prendono degli elementi e si colgono a seconda di quello che serve, non c'è mai una visione forte, non c'è mai una visione, una vita di vedere le cose che si susseguono. E quindi la rete mi racconta di questo modo, mentre invece considera essere la rete, diciamo, anche i nostri relatori, ci spiega che i mass media non si susseguono accennandosi uno dopo l'altro. Cioè, la rete arriva e si introducono i mass media che c'erano prima, così come la televisione non ha ammazzato la radio. Si introducono i media in una maniera del tutto anche inedita, imprevista e molto interessante. La radio oggi conosce una nuova giovinezza perché ci sono le radio digitali. E Grillo è uno straordinario esempio di come un personaggio televisivo continua a essere un personaggio televisivo in rete. E questa è la prima risposta alla nostra compagna di testa. Come è possibile che nel paese che ha visto un'egemonia televisiva c'è cioè la televisione digitale? Perché in rete si può trasmettere anche la televisione. O si possono usare schemi televisivi. Grillo è un mix di due autori, essenzialmente. Il primo
è Antonio Ricci, che è l'uomo che ha diretto una macchina potentissima che stessa la notizia del programma simbolo di Abrera, l'ha descritta come, ha descritto Ricci come il Virgilio, il Dante del personalismo. Stessa la notizia è un programma più visto e vengono ogni giorno, come sapete, nella fascia in cui più persone guardano la televisione, del programma ogni giorno, costantemente. C'è un'agenzia che viene battuta ogni giorno alle 10 e mezza, che finisce l'indice di ascolto il giorno prima, e ogni giorno il programma è visto da 20 anni e Stessa la notizia. E Ricci è stato il primo autore storico di Grillo e continua a essere con Nico. E negli anni in cui Grillo ha fatto la televisione, Ricci faceva continuamente da sport. Quando Grillo ha detto ovviamente c'è un gioco che scambio a Parma, noi non l'avremmo mai saputo se l'avesse detto veramente nei creati, quindi c'è il suo spago, non c'è il suo l'abbiamo saputo perché c'era detto la stessa notizia. E subito dopo ha letto delle veline, e subito dopo la cosa è stata presentata come l'imbroglio del, non come di un individuo, come sempre la stessa notizia, non collocando il contesto molto più interessante, molto più produttivo della finanza, quando l'economia reale e di una cosa che stava avvenendo negli anni, sarebbe stata una straordinaria quella cosa, quelle cose vere che sono state denunciate sono state come dire, disarticolate dentro una narrazione che c'è la notizia, che è molto vicina alla narrazione di Grillo. Quindi il primo autore di Grillo è Ricci, il secondo autore di Grillo è, come sappiamo, è un uomo che viene da destra, che è stato candidato alla lista della Forza Italia, è un manager e che fa un lavoro in maniera più efficace che è quello. Ma guardando negli anni 60, a un certo punto, quando decide di appoggiare il Black Panther, si dice: i miei colleghi attori vendono profumi, perché io non posso vendere idee? Aveva ragione, evidentemente, a Careggio aveva chiesto la stessa cosa. Forse io, oltre a vendere prodotti online, posso provare a vendere anche idee. E va a parlare con Peppe Grillo, lo convince, come dicevamo prima, a non distruggere i computer, ma di utilizzare la sua cosa. E nasce il blog. Che è un blog che si muove secondo stili fortemente televisivi. Primo perché si muove dalla parte in basso. E secondo perché utilizza moltissimo una cosa che nasce da proprio negli anni, in quegli anni che è YouTube, uno strumento utilissimo che usiamo tutti noi, e che però in qualche modo trasforma il monitor dei nostri computer in una televisione a demanda. Permette quindi di accelerare i canali generalisti e di formare dei piccoli canali digitali. Lo descrive benissimo Freccero, qualche mese fa diceva che Berlusconi finirà perché finirà la televisione generalista di cui lui è l'espressione. Sta arrivando un nuovo tipo di televisione che si chiama televisione digitale, in cui l'audience non è più una massa unica, ma per fare l'audience bisogna unire tanti gruppi. Grillo sa fare questo benissimo. Quando dico che si può aprire, quando dico che vuole avere si incrocia, faccio un riferisco anche al fatto che, per esempio, nell'ultima campagna elettorale, non so se voi siete su Twitter poi ogni sera discutevamo delle cose che venivano, commentavamo i programmi dei dibattiti politici televisivi, non parlavamo della democrazia diretta online. E ci sono degli studi, non ho portato, ci sono quelli italiani che dimostrano che gli hashtag e le parole che utilizzate su Twitter e su Facebook legate alla politica ogni giorno corrispondevano perfettamente all'agenda di tutta la televisione, a quali politici erano la televisione e alle cose che riguardano la televisione. Quindi, prima cosa, il web come cosa che sta succedendo alla televisione, il fatto che la televisione non investa più l'agenda non è assolutamente vero, questo è stato detto prima. È stato bravissimo a utilizzare la televisione senza andare, cioè far pensare la sua assenza, a costringere i telegiornali col show a mandare immagini di una piazza che lo applaudiva e non gli faceva delle domande, quindi presentava davanti nei piccoli schermi come eroe, essenzialmente, come un liberatore. Bauman ha definito l'audience come un'aggregazione di individui solitari. Io penso che ci sia molto di vero anche nel leggere il bellismo. Il rapporto che distrugge i corsi intermedi tra gli individui che votano Grillo, che anche nel capo, nello Stato, Grillo, è un rapporto di individui soli, molto spesso soli, ci sono delle eccezioni, che hanno già fatto le case, questi deputati non hanno un territorio in cui tornare.
parlamentare di confrontarsi realmente con una base sociale forte. Berlusconi non poteva parlare con Scajola perché Scajola ha una base sociale forte nel termine. E Grillo può praticamente fare fuori perfettamente chi vuole, perché come fa? Queste persone hanno paura perché sono tutti, non fanno riferimento a nessun luogo sociale, ma nella maggior parte dei casi ci sono delle eccezioni. Nella maggior parte dei casi non hanno nessuna forma di radicamento. È vero, non sono stati diffusi i dati delle parlamentarie, ma la capolista in Calabria, dico le regioni calabrese, la capolista in Calabria, ha messo in testa di 26 anni, eletta da parlamentare, è diventata capolista con 74 voti. Quindi, questa cosa può anche fare simpatia e potenza. Arrivano persone presso il Parlamento, è chiaro che questa persona non manderà mai un video del contratto di capo, non ne ha minimamente la forza. Oltretutto, io penso che l'intervento a questa bassissima partecipazione delle iscritte alle critiche e alle critiche, io sono convinto che il criticismo sia. Il Movimento 5 Stelle si ha anche un gigantesco fenomeno di idee, di non partecipazione reale. Se in questo giorno la mobilitazione per chiedere che le commissioni permanenti funzionassero fosse stata supportata dalla mobilitazione nelle piazze, ci saremmo sorpresi. Io mi sarei sorpreso molto. Sarebbe stata una cosa oggettivamente interessante. Abbiamo persone appunto sole che si ritrovano in Parlamento e fanno le loro cose solo in Parlamento. Questo è esattamente l'opposto della partecipazione e dell'apertura del Parlamento come una scatola di sardine. Grillo per lungo tempo ha lasciato fare i suoi nella scala locale. C'era un patto con scritto, secondo me. Cioè, lui diceva, su base nazionale decido io tutto, sulla scala locale, oltretutto perché non poteva controllare, ognuno faceva quello che mi pareva, senza niente. Dopodiché è chiaro che l'agenda politica del movimento, anche su base locale, era determinato dal blocco. Quello che non poteva controllare sulla base locale, che non può controllare sulla base locale, viene controllato utilizzando il blocco come un metronomo, ogni giorno batte il tempo politico del movimento e della agenda. Lo studio che ha fatto la Serpugina nel 2008 conferma questa cosa. C'è un'analisi etnografica su 6 di dato di diverse città che dice che essenzialmente si discute in verità delle cose che si dicono nel blocco. Non ci sono tesi, non tesi super politici e super locali. Ora voi mi direte, allora che sono tutti stupidi, giustamente. Io non penso, che ci sia alla base una conferenza sociale che va tracciata, che si è interpretata e che non va assolutamente disprezzata né giudicata dall'alto. C'è però una logica che è quella di pensare che c'è una logica del marketing. Un libro molto interessante di Lilla Di Papa, che parlava di libro, che si chiama Il potere della marca. L'amico De Lupi ha parlato del potere del marketing, diceva essenzialmente che il marketing ha il potere di farci vedere nella marca ognuno ci vede quello che vuole. Per cui l'elettore di sinistra ci vedrà il Movimento 5 Stelle, ci vedrà il marco 5 Stelle, ci vedrà il reddito di cittadinanza, anche se non è mai stato chiaramente cos'è il reddito di cittadinanza. Quello di destra ci vedrà principio del capo, finalmente qualcuno che tiene le regole, non c'è ognuno che fa quello che vuole, che parte fuori se non rispettano le regole, o anche le cose molto ambigue che devono essere immigrate. E poi lui spiega che il marketing non è ovviamente onnipotente, ce ne potremmo anche dare. Il marketing può colonizzare solamente il valore debole. E questa è una delle, io penso che questa cosa corrisponda più o meno al discorso pubblico del momento. Le cose che vengono dette sono sempre enunciate come valori deboli, non come valori forti. Quando Grillo dice a militante di Casapalma davanti al Biennale l'antifascismo non mi compete, non lo dice ovviamente perché un antifascista sarebbe dei pazzi, sarebbe questa cosa. Però perché l'antifascismo è un valore forte, e lui non può parlare di una cosa più forte, che ha una storia, che comporta un impegno rispetto al passato. È anche una cosa trasversale con l'antifascismo, non bisogna essere comunisti per essere. Però comunque un valore forte. Invece tutte le cose che vengono elencate, anche quelle più di sinistra, vengono elencate sotto forma di valore debole. Anche un certo discorso ecologico e di riconversione, se non è fatto in appunto una valorazione che per verità di classe, anche su questo potremmo fare 10 comitati di un progetto di classe, però
e comunque il non punta a rappresentare una parte contro un'altra, che invece rappresenta una totalità, è un valore debole. Anche questo richiamo alla decrescita, se ci pensate, senza una critica più generale a livello produttivo, e anzi anche abbastanza attivo, non è un mistero, ci sono tanti altri tempi per decrescita. Parlavo prima del reddito di cittadinanza, che cos'è? È il salario minimo della Fornero o il reddito incondizionale di base che avete fatto per pagarli? E soprattutto, come lo vuole finanziare? Non chi vuole passare? Bisogna passare lì, chi non ha mai detto che vuole passare lì. Quindi, il marketing vende valori deboli e può vendere solo valori deboli, non si può pagare i valori deboli. Parlo di marketing perché nel 5 Stelle ci sono, sono emersi prima, degli eventi fortissimi che lo caratterizzano come un'azienda. Quando sono entrato in piazza San Giovanni, il comizio finale della campagna elettorale, l'ultima, c'erano delle persone che non davano meritocrazia di corruzione, una cosa da cambiare, dei libri. E questo sventolare il curriculum, è stato detto prima, è veramente impressionante. Questo dire è chiaro che anche lì c'è una differenza, una frustrazione molto forte. Ci sono milioni di persone in Italia che ogni giorno hanno giorno del curriculum, solo rileggono, ancora questo. E questa è una cosa che va rispettata e anche parte del vissuto della mia generazione che conosco benissimo purtroppo. Però stabilire che il curriculum è il principio in base al quale si decide di amministrare la cosa pubblica e si decide tutto anche in maniera molto più fallina, perché spesso si invitano le persone a mandare il curriculum per avere il posto di assessorato, quello che non si dice in base al quale chi deciderà in base a che cosa. E a Ragusa di recente, non ha nessun banco, abbiamo bisogno di questo corpo, abbiamo bisogno di questa figura, ma dati con questo centinaio di quindi con una parte, con il cazzato, perché sono 10 punti che è un modo per dare le speranze, speranze che probabilmente non verranno corrisposte. E poi questa retorica delle competenze, anche questa è una fuori, che è molto forte, cioè non c'è presa del sinistra, ci sono semplicemente le competenze. È come se il sogno dello Stato azienda, il partito azienda c'è anche lo Stato azienda, negli ultimi 20 anni si fosse realizzato. Qui abbiamo bisogno di persone che risolvono i problemi. Basta, non siamo qui. Di recente ho fatto un dibattito con il consigliere regionale del Lazio, del Movimento 5 Stelle, quando gli ho sollevato il tema dell'antifascismo perché erano di destra e di sinistra, alla fine ha detto: ma noi non siamo qui per fare filosofia. Quindi l'antifascismo non fare niente. È una persona che è della sinistra, tra l'altro, che so che è impegnata contro il diretto. Questo è il discorso corrente che nel 90% dei confronti del Movimento 5 Stelle viene fatto. A Napoli, in un centro sociale, un neo-estato, da un mese di prevenzione del Movimento 5 Stelle, è intervenuto, non è stato pubblico, e ha risposto a delle domande, questa volta che non è cioè, io hanno un po' di problemi con il senso. Questa volta perché veniva da un percorso di alta economia, di e a un certo punto, quando uno del pubblico chiede a questo deputato: scusate, ma perché non parla? In questo programma non ci sono i migranti e non parlate mai dei migranti? E lui ha detto una cosa abbastanza indignante: ci ha detto, all'inizio non abbiamo parlato, poi abbiamo scoperto che questo tema è un tema del popolo e quindi non andava bene perché il Movimento 5 Stelle ha bisogno di un popolo unito, il popolo è uno, non ci sono i tipoli. Sfruttati, sfruttatori, padroni, lavoratori, c'è cioè, un popolo italiano, i cittadini, e dall'altra parte c'è un agente esterno che è o la finanza, che insomma non devo stare per spiegarvi come può essere ambiguo, quindi ci sono corti della finanza che decidono le cose dello Stato, non è un patrimonio solo della condizione di sinistra, o la finanza o la cassa. E anche questo è un elemento molto vago ed è un frame. Per usare un'impressione di dire, è un'arma di distrazione di massa gigantesca, un elemento molto emotivo, ma poco razionale. Due giorni fa, in realtà, ho un'intervista molto interessante da Massimo Bucchetti, che è il giornalista di Punta Storia della Sera, che ha spiegato in maniera chiarissima che la campagna della cassa, che non ha inventato il libro, ma ha inventato il Corriere della Sera durante il governo Prozzi, è stata portata avanti perché si puntava a un governo tecnico. Presieduto da Conte Zeppo. Ora, magari mi metti non c'ha ragione, ma non c'è dubbio, questa è la verità storica, appunto, a proposito di cercare di mettere in piedi l'ordine degli eventi, che la campagna sulla cassa non l'ha lanciata la sinistra in questo momento, l'ha lanciata il giornale dell'ex autocuoro della borghesia italiana, quando il centro-sinistra era al governo,
ma al di là di questo, comunque ha lanciato una campagna, che poi un libro, che è stato presunto una campagna lunghissima, una serie di articoli, in maniera quasi caustica. A un certo punto il magazine Corriere della Sera pubblica un'inchiesta su quelli che prendono i panini sui treni, e il titolo era la casta degli abusivi, quindi qualsiasi cosa era casta. Quindi dare l'idea al cittadino che se non c'erano questi agenti che parassitavano un po' per lui inerte, le cose sarebbero andate meglio. Quindi i migranti vivono, quest'unità è un momento di essere fortissima. Io penso che sia uno dei motivi per cui il Movimento 5 Stelle in questo momento non può fare politica, perché non si romperebbe l'età se il Movimento 5 Stelle prendesse una decisione. Se decide di appoggiare Bersani, se decide di non appoggiarlo, e però dice ai movimenti e a chi sta fuori dal Parlamento, facciamo, occupiamo le piazze che hanno decidato di prendere con i soldi di base. Se non qualsiasi scelta bene a farlo, in questo momento si occupano. Io penso che questa sia una cosa auspicabile, perché penso che c'era anche persone in buona fede che iniziano a rendersi conto della forza di Cagliano da stare lì e anche perché dovrebbe dare conto dei colori che iniziano a strutturarsi. Però in questo modo qui, in accordo con il Movimento 5 Stelle, rimane in questa struttura qua, rimane un'unità, fa un discorso di unità di popolo contro gli agenti esterni, e soprattutto in accordo alla linea della gerarchia che sta qui, io vedo, mi sembra molto difficile che riesca a fare cose, riesca a fare cose di sinistra o comunque a fare cose di cui riusciamo a interfacciarsi. Mi sembra invece un progetto molto pragmatico, questo tentare di rompere l'unità del Movimento 5 Stelle, cercare di presentare un po' contraddizioni, contraddizioni al suo interno. Chiudo utilizzando due autori che ho utilizzato per analizzare il femminismo, che sono Giorgio Lacoffi, un linguista cognitivo, e Fulvio Inglesi, che è un analito molto nell'82, molto giovane. E allora Lacoffi dice: ogni discorso politico si parte di frame, non è un modello di manipolazione delle persone, chiunque non parla, io sto costruendo dei frame, però lui spiega ai deputati dei tarci che non riescono a cambiare l'ordine del discorso di un fascismo, spiega voi non dovete entrare nel frame del vostro avversario. Se il vostro avversario dice che non chiama l'aborto aborto, ma lo chiama mancata nascita, voi dovete costruire un altro frame, perché lui dicendo mancata nascita sta già disegnando una cosa che va con la parte. Dillo è un formidabile costruttore di frame. La casta è il meta frame che riesce a tenere destra e sinistra insieme, che gli permette di non entrare e di non affrontare le proprie idee. Si parla della fiala invece di parlare della conferenza di Bruxelles in Europa. E invece Pugliese, la ritorno moltissimo qual era, è un libro complicatissimo, molto affascinante, che si chiama Cultura di destra, ci dice che la cultura di destra, lì citando un altro autore che si chiama Spengler, dice la cultura di destra è la cultura che fa da idee senza parole, lo spirito, l'amore, cose che razionalmente colpiscono il sentimento, descrivono un testo dentro il quale magari si sente a suo agio, il lusso spirituale, eccetera. Lui è sì, ma di fatto poi razionalmente non è niente, sono tanti. Se uno deve spiegare strettamente, razionalmente può spiegare, il lusso spirituale o l'onore è un po' più difficile da spiegare. E poi lui è sì, ha questa idea geniale di dire questa cosa qui che è parte della cultura di destra reazionaria dell'Ottocento, che poi anzi nel fascismo e nel nazismo, oggi lui dice negli anni 70 è nella cultura di massa. La pubblicità è fatta di idee senza parole. Di Xan la più bianco, razionalmente non vuol dire niente, più bianco non c'è nulla, però sotto che funziona perché le idee senza parole funziona. E nel turismo ci sono tantissime idee senza parole, di vedere le stelle, usciamo dal buio, che è una cosa anche per lo scuolo. E persino le parole nostre, che giustamente veniva detto, non usano anche parole nostre, persino le parole nostre, le parole di sinistra, le parole dei movimenti, diventano idee senza parole, perché la democrazia diventa, cioè uno non viene da dire, poi magari alla gente nei sondaggi non gli interessa se poi non c'è la democrazia diretta, no, non c'è dubbio che la democrazia diretta per come la diventa di non esiste, cioè che di tutto, tutte le cose fondamentali, tutte le cose che gli interessano vengono agite dall'altro. E quindi qui c'è un'immagine bellissima di Walter Benner che racconta i reggi che tornano alla prima guerra mondiale, che appunto non hanno parole per spiegare la loro terrorista di trincea.
E poi è successo che qualcuno gli ha messo le parole in bocca, purtroppo, quello che era geniale e molto tragico. E qui c'è il nucleo forte del terrorismo è la generazione dei precari, dei dipendenti del termine. Anche loro, evidentemente, non hanno parole, tornano da un fronte di guerra e anche loro hanno perso la loro guerra in trincea. Anche loro, evidentemente, non hanno parole e qualcuno sta mettendo le parole in bocca. Non, non significa né mettersi in piedistallo e dire che sono stupidi e rifiutare il 25% degli elettori. È evidente che tutti conosciamo la telecamera di 5 Stelle, che sono degli esseri turisti. Si tratta di capire con che cosa abbiamo a che fare, uscire dalla zona di Grillo e costruirne altri e riprenderci le parole nostre e inventarne altri. Grazie.